Finora i giochi si sono fatti nelle segrete stanze con qualche affaccio esplorativo, qualche porta in faccia, ma è tempo di scoprire le carte vere. Nelle ultime ore i leader politici si sono incontrati per venire a capo di una situazione di stallo che ha visto Enrico Letta, segretario del PD, e il pentastellato Giuseppe Conte respingere prima la rosa di nomi del centrodestra per Amoratti Nordio e poi bocciare la candidatura non ancora esplicitata di Maria Elisabetta Casellati. Salvini, nonostante qualche increspatura nel disegno comune del centrodestra, manifesta ottimismo su una soluzione imminente. Se il trasversale e il sogno proibito resta un Mattarella bis, rimane caldo il nome di Draghi, ma le ricadute sulla stabilità del governo sembrano insormontabili. Durante il quarto scrutinio capiremo se le forze di maggioranza in queste ore hanno trovato un accordo e se sono pronte a uscire allo scoperto con i candidati prescelti, perché appunto finora i nomi che sono stati fatti non hanno raggiunto i voti necessari. Questo anche perché da giovedì scenderà la soglia dai 2/3 a 505 voti necessari per eleggere il Presidente della Repubblica. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma.